Partito Comunista, passando per la Democrazia Cristiana e i socialisti, questa comunità politica che è attenta di qualcuno attraversa un periodo di crisi, ma che a dire quello che traspare dall'entusiasmo di questa campagna elettorale e soprattutto dalle motivazioni forti della nostra presenza politica indicate prima appunto da chi mi ha preceduto, è tutt'altro che in crisi, ma è in una situazione di profonda e voluta organizzazione e riposizionamento di fronte a una realtà, a uno scenario politico che è profondamente mutato. Da lunedì il fronte della gioventù, tutta l'organizzazione giovanile del movimento... Il 16 giugno prossimo si voterà per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Oggi in studio due candidati di spicco del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, l'avvocato Giuseppe Vinci, candidato numero 7, e l'avvocato Fabio Granata, numero 2. L'avvocato Giuseppe Vinci è vice federale provinciale del partito. Fabio Granata è anche un volto noto a tutti, è vice segretario nazionale del Fronte della Gioventù. Avvocato, 32 anni, consigliere comunale di Siracusa dal 1985. Il 16 giugno si voterà. Quali le prospettive del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale in questa competizione elettorale, avvocato Granata? Ma le prospettive sono fortemente legate a quelle che sono le prospettive, anzi le speranze di cambiamento del popolo siciliano. Noi siamo profondamente indignati dal livello e dalle modalità di questa campagna elettorale. Di fronte ai gravissimi problemi della Sicilia, una terra che oggi conta 500.000 giovani disoccupati, un reddito pro capite più basso di un terzo rispetto ai comuni del centro-nord, oltre 100 morti ammazzati dall'inizio dell'anno, una criminalità dilagante, una provincia in particolare, quella di Siracusa, dentro la quale la perfetta collusione tra la criminalità organizzata e un certo mondo di malaffare politico è chiara e davanti agli occhi di tutti, anche in questa campagna elettorale si sta evidenziando. Ecco, di fronte a tutto questo gli uomini del regime, gli uomini della partitocrazia, in particolar modo gli uomini della Democrazia Cristiana, di questo centro immobile del sistema politico italiano, non trovano di meglio che usare dei toni ottimisti, pensare a Sicilia che verranno, dentro Italia che verranno. E rimandano sempre a questi ipotetici futuri, diciamo noi, proprio perché si vergognano, devono profondamente vergognarsi del presente che hanno creato per le popolazioni siciliane. Quindi noi siamo impegnati in una durissima battaglia che non è soltanto elettorale, ma che è una battaglia politica, perché vogliamo riaffermare con forza la necessità di una ricostruzione delle coscienze del territorio, come a noi piace dire, perché questa è una provincia e una terra in generale, la Sicilia, che è a nostro avviso devastata nelle anime dei propri abitanti, che si sono piegati e svenduti per i loro diritti, che sono stati sempre contrabbandati come favori da chiedere ai potenti, alle squallide anticamere democristiane che tutti hanno dovuto fare per sistemare il proprio figlio in uno di quei corsi professionali a 3.000 lire al giorno, in uno di quelle occupazioni temporanee, ad esempio quella dell'articolo 23, penso a 500.000 lire al mese fino alle prossime elezioni nazionali. Cioè i cittadini si sono trasformati in sudditi. Ecco il motivo per cui una presenza forte dell'opposizione, una presenza rafforzata dell'opposizione e in particolar modo del Movimento Sociale Italiano potrà servire veramente a difendervi. Ecco, l'avvocato Giuseppe Vinci vive ed opera ad Augusta. Augusta fa parte dei comuni terremotati, del terremoto del 13 dicembre scorso, ha tanti problemi ancora alle spalle, i cittadini ancora sono senza casa. Il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale con quale programma si presenta questa competizione elettorale per quanto riguarda la soluzione di questo importante problema? Il Movimento Sociale Italiano si presenta a questo appuntamento elettorale con lo slogan che io e Fabio abbiamo coniato e che stiamo cercando di portare avanti su tutte le piazze, quello detto poc'anzi, ricostruiamo le coscienze del territorio. Per quanto riguarda Augusta, questo slogan che sintetizza il programma è quanto mai puntuale, azzeccato direi, in quanto Augusta è una città che è stata prima massacrata urbanisticamente dalla mancanza di pianificazione urbanistica, da un
abusivismo selvaggio, ma di necessità, perché il diritto della gente a costruire, ad avere la casa, non può essere soppresso dalla inerzia degli organi competenti. E poi è stato ancora più massacrato, direi, dal sisma che è venuto il 13 dicembre e di fronte al quale la classe politica si è dimostrata assolutamente impreparata. Adesso mi fanno sorridere da un lato, ma mi fanno anche quasi piangere di rabbia tutti quei politici, a cominciare dall'onorevole Capria, che a pochi giorni dalla scadenza della competizione elettorale vengono a proporre progetti di legge che hanno il sapore di una truffa elettorale, come io ho già detto in un comizio d'Augusta, con il quale si presenta come panacea per tutti i mali dei terremotati questo progetto di legge presentato da pochi giorni, che per quanto possa essere esaminato con una procedura abbreviata, comunque tra Camera e Senato non potrà impiegare meno di un anno per essere approvato. Va sottolineato che anche il sussidio ai terremotati di 500.000 lire mensili, di cui si è cominciato a parlare subito dopo il terremoto, non è stato erogato se non in minima parte, a cominciare proprio da qualche giorno addietro, ancora più a sottolineare il carattere elettorale di queste iniziative e quindi il vero e reale disinteresse della classe politica nazionale, ma anche della classe politica locale, per quelli che sono i veri problemi della gente terremotata. E mi piace ricordare anche non solo i cittadini che sono costretti ad abitare nei containers, verso i quali si appuntano le attenzioni di quasi tutti i partiti, ma anche tutti quei cittadini che, pur abitando ancora nella loro casa, perché non essendo quest'ultima stata dichiarata assolutamente inagibile, ciò nonostante non hanno meno bisogno dei terremotati alloggiati nei containers del sostegno e dell'aiuto delle autorità competenti per la risistemazione delle loro abitazioni. Augusta poi è una città che deve imparare a convivere con questo genere di problema e quindi ha la necessità di una classe politica che sappia esprimere una progettualità in tal senso, cioè programmare gli interventi sul territorio in relazione alla natura dell'ambiente, alla natura dei suoli. Questo significa quindi la preparazione di un piano regolatore che sia assolutamente consono alle esigenze sismiche, alla natura dei suoli. Soprattutto implica il consolidamento di tutte quelle strutture pubbliche, quali le scuole, gli ospedali, gli uffici pubblici, che in caso di ripetersi di un evento sismico devono necessariamente avere le adeguate caratteristiche, perché i danni eventuali non si ripercuotono con conseguenze tragiche sulla comunità. A questo va aggiunto il problema della zona industriale, degli insediamenti industriali, del loro adeguamento alla situazione sismica. E mi vorrei riferire qui brevemente a tutta la polemica che si fece all'inizio, subito nell'immediatezza del sisma, sulla localizzazione dell'epicentro, prima dato addirittura al Golfo di Noto e solo successivamente invece rivelatosi essere a pochi chilometri, a distanza di giorni addirittura. Esattamente, e questo mi lascia pensare che questa duplicità di notizie non sia casuale, ma sia proprio mirata a salvaguardare gli insediamenti industriali, nel senso che gli stessi possano continuare a persistere nella zona con le caratteristiche che hanno adesso, senza essere adeguate a quella che poi si è rivelata la maggiore e più pericolosa sismicità della zona. Ecco, Avvocato Granata, il 13 dicembre Santa Lucia in un certo senso ci ha protetti, perché ci ha protetti dalla morte, ci ha salvati, diciamo. Meno male che i santi non scioperano. Nel caso in cui scioperasse Santa Lucia e si verificasse un altro evento sismico,
cosa succederebbe, visto che la protezione civile parla solo di ristrutturazione, ma questo importante organismo, ripeto, la protezione civile, non è funzionante nel siracusano, nei nostri comuni, che siamo ad alto rischio sismico? Ma guardi, il discorso è estremamente complesso e allo stesso tempo assume delle connotazioni che io definirei tragiche, perché il 13 dicembre abbiamo avuto la conferma di quello che noi da tempo andiamo sostenendo, cioè, in una parola, usando un'espressione molto semplice, siamo nelle mani realmente di nessuno. O meglio, non solo siamo nelle mani di nessuno, perché chi ci amministra non pensa minimamente al bene comune. Un po' è stata la trasformazione della politica, la politica è diventata dall'arte di interessarsi dei problemi della gente, si è ridotto all'arte di arricchire se stessi o il proprio gruppo economico, il proprio gruppo di riferimento. Ma la tragedia è che questo tipo di situazione poi provoca delle autentiche tragedie, può provocare delle autentiche tragedie per il proprio popolo. Quindi, in una parola, questi signori, questa classe dirigente non è fatta soltanto da ladri, ma è fatta anche da potenziali assassini. Perché di fronte è... Io non ho nessuna remora a usare queste espressioni, perché ne sono fermamente convinto. Perché? E lo spiego. Perché quando si fa, in nome dell'interesse economico, sviluppare un'intera zona di questa provincia, come quella di Lendini, di Carlendini, di Augusta, dove insistono delle industrie ad altissimo rischio e dove non c'è un minimo studio, come ha detto prima l'amico Vinci, non c'è un minimo studio del territorio, del terreno, delle conformazioni dello stesso, ma dove le città sono cresciute in maniera totalmente selvaggia. Forse l'unico riferimento concreto per la crescita delle città è dove certi signori avevano acquistato i terreni e lì in quelle zone la città si è sviluppata, lì in quelle zone si sono arricchiti determinati personaggi che posto per posto, paese per paese, noi conosciamo tutti, sappiamo da dove vengono, sappiamo il loro percorso esistenziale e politico, sappiamo in una parola che non hanno mai lavorato, ma magicamente hanno accumulato delle enormi ricchezze che poi anche in questa campagna elettorale si sono viste riversate, quasi come un senso di sfregio e di disprezzo nei confronti invece del popolo di questa provincia, di un popolo che sta soffrendo ancora di una determinata situazione, di un popolo che non vede luce. Ecco perché noi con forza e senza piegarci neanche terminologicamente a una certa moda che ormai impera, perché vedete in Italia si sta verificando un fenomeno assai triste, c'è la maggioranza che ad ogni elezione tutti i partiti, le forze politiche della partitocrazia parlano e discutono come se fossero opposizione. Non c'è un solo candidato della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, degli altri partiti che fanno parte delle forze che hanno governato la Sicilia e l'Italia in questi interminabili 47 anni, che si assumono le proprie responsabilità, che rivendicano la paternità di quello che hanno costruito e che hanno edificato. Anzi, se ne vergognano e dicono tutti che la colpa è di altre forze, di altri tipi di situazioni, e i singoli candidati si ritengono tutti privi di responsabilità. Dall'altro lato c'è un fenomeno non meno preoccupante, cioè un'opposizione che spesso si è scolorita, un'opposizione che spesso non ha detto con chiarezza quali sono i termini dei problemi, un'opposizione che ha perso in intransigenza, che ha perso in radicalità. Ecco perché noi crediamo fortemente nella necessità di rinnovare questa opposizione, ma non solo e non soltanto, direi anzi minimamente, per un interesse di parte, di partito, di fazione, perché noi ci chiamiamo Movimento Sociale proprio perché non vogliamo essere partito, ma perché riteniamo che oggi coloro i quali non si rendano conto dei meccanismi che hanno massacrato il nostro popolo, che l'hanno reso suddito, che l'hanno reso schiavo, e continuano a votare per quelle forze che hanno basato sullo sfruttamento del popolo il loro enorme potere economico e politico, sono corresponsabili moralmente di quello che succede. E quindi diciamo con chiarezza a tutte le persone che per 5 anni, per 6 anni, per 10 anni si lamentano di chi è ladro, di chi ruba, di chi provoca il mercato delle tangenti, 30.000 miliardi l'anno pagati al racket delle estorsioni, al racket delle tangenti politiche, tutti coloro i quali si lamentano, però poi arriviamo alla scadenza elettorale e continuano imperterriti a votare per le stesse facce, gli stessi volti, le stesse strette di mani ipocrite, le stesse pacche sulle spalle. Ecco, costoro devono vergognarsi perché sono corresponsabili morali del degrado del proprio popolo e non possono guardare in faccia i propri figli. Avvocato Vinci, prima di passare all'appello finale, perché bisogna votare il Movimento Sociale Italiano? Cosa offre il Movimento Sociale Italiano in questa campagna elettorale, visto che ad ogni vigilia di campagna elettorale i partiti, nella maggior parte dei partiti, offrono tutti qualcosa? Ma il Movimento Sociale Italiano, oltre all'evidente impegno dei propri uomini nell'interesse comune,
credo che offra un antidoto alla rassegnazione ed una corroborante iniezione di speranza. Il popolo italiano, in particolare quello siciliano, credo che abbia estremamente bisogno di queste due tipi di somministrazioni. La rassegnazione è quella che potrebbe indurre gli elettori a non andare a votare, schifati, scusate il termine, non riesco a trovarne uno migliore, più efficace, più descrittivo, schifati degli altri, dei partiti in genere, schifati della politica, di questa politica che è stata espropriata dei suoi nobili fini per diventare solamente veramente l'arte di arricchirsi a spese degli altri. La politica ha perso ogni senso per quanto riguarda la gente, l'uomo comune, l'uomo della strada, e quindi forte potrebbe essere la tentazione di non andare a votare. Questo è un sentimento e un atteggiamento pericolosissimo, perché i cittadini devono sapere che il voto è l'unica arma che essi hanno nei confronti del potere, di questo potere che ormai sotto una apparenza di democrazia in realtà ha trasformato il sistema, il nostro Stato, la nostra nazione e le elezioni, lo stesso rito elettorale che dovrebbe essere veramente la massima espressione della democrazia, in qualche cosa di vuoto, perché in realtà i risultati sono precostituiti, il voto non è un'espressione libera della propria coscienza critica di cittadino, ma è il risultato di una serie di condizionamti che vanno dalla lusinga al ricatto e che poggiano soprattutto sull'artificiale mantenimento di uno stato di sudditanza, di uno stato di necessità nella popolazione, nel quale per avere soddisfazione dei propri sacrosanti diritti bisogna chiederli in ginocchio come favori. Quindi quello che offre il Movimento Sociale Italiano agli elettori, ai siciliani, è la propria militanza, il proprio servizio, l'impegno dei propri uomini per portare questo messaggio di speranza nella nostra isola e per far sì che dalla nostra isola, come il 13 giugno del 71 scattò quella reazione verso la marea montante della sinistra, possa scattare oggi la reazione verso quella cappa di piombo che si chiama Partito del Danaro, che si chiama Comitati di Affari, che accomunano tutti i partiti nella spartizione affaristica del potere e che, tramontate le divisioni ideologiche, venuto ad assottigliarsi nei fatti prima che nelle parole dei leader politici, il confine tra la destra e la sinistra, e questo comitato d'affari è il vero nemico da combattere, contro il quale si devono appuntare le attenzioni e le reazioni dei cittadini. Ecco, una medicina che diventa quindi più efficace votando Fabio Granata e dottor e avvocato Vinci. Cosa significa quindi per l'elettore votare questi due candidati? Avvocato Granati. Per l'elettore votare questi due candidati e in generale votare soprattutto Movimento Sociale Italiano significa rialzare la testa, se devo sintetizzare in estrema velocità quello che è il senso della nostra presenza e della nostra militanza. Rialzare la testa e dire con chiarezza un no, un basta a quelli che pensano che tutti gli uomini hanno un prezzo, che tutti siano acquistabili attraverso una cena, attraverso un invito a questi incontri in cui scorrono fiumi di milioni alla faccia di tutto quello che succede in questa provincia, delle grandi sacche di disperazione. Soprattutto un voto di forte rinnovamento anche dell'opposizione, di forte rinnovamento di fronte a uno scenario politico completamente mutato, come giustamente ha sottolineato prima Giuseppe Vinci, uno scenario politico nel quale non c'è più una netta demarcazione tra destra e sinistra, ma la demarcazione vera, autentica, è tra i comitati d'affari, coloro i quali hanno trasformato la politica in attività imprenditoriale mafiosa, e quelle forze, quegli uomini che credono ancora possibile edificare delle sacche di forte resistenza per il popolo, per la nostra gente, per l'intera nazione, quindi di ricostruzione della comunità nazionale.
Io vorrei soltanto esprimere un ultimo pensiero. Voglio dire che quando i cittadini di questa provincia si recheranno a votare, devono pensare alle migliaia di giovani che passeggiano per le nostre strade con un'esistenza svuotata, priva di senso, priva di appartenenza, che poi li fa precipitare spesso nel baratro della droga, nel baratro anche della delinquenza. Devono pensare a queste enormi sacche di disperazioni che sono sparse per la provincia, dalla disperazione di chi non ha la casa e che non vede nessun tipo di prospettiva per il proprio futuro, alla disperazione di chi non ha il lavoro, alla disperazione di chi manca, gli anziani ad esempio, dei più elementari servizi, della più elementare assistenza. E deve fare un confronto tra questa diffusa zona di disperazione e di tristezza che investe i giovani e gli anziani, gli emarginati e i dimenticati, e deve raffrontare tutto questo a livello di vita, a livello di spesa, a livello economico di questa immorale campagna elettorale condotta dai partiti e dall'arco della partitocrazia. Deve trarre le conclusioni, deve dire con forza, deve dire con risolutezza basta, per la dignità propria, per la dignità della propria gente, della nostra comunità. Ecco quindi la speranza che cambiare è ancora possibile. Cambiare non solo è possibile, ma si deve cambiare perché altrimenti questa comunità è destinata realmente alla morte, non tanto alla morte fisica, ma alla morte morale, e per i popoli la morte morale è spesso peggiore della morte fisica. Ecco, oltre alla speranza di cambiare, avvocato Vinci, per concludere, la sua candidatura cosa offre di più? Ma la mia candidatura, io lascio questa risposta al giudizio degli elettori. Io posso solo dire che la mia candidatura è il naturale sbocco di una lunga militanza in quest'area ed ha unicamente il fine di veicolare questo messaggio, il messaggio di speranza, il messaggio di rinnovamento. E io credo che due sole virtù non possano essere dimenticate, e il popolo siciliano ne è abbastanza dotato, e cioè la speranza e la fierezza. La speranza di un cambiamento e la fierezza di raggiungere questo cambiamento con le proprie forze, la fierezza di potersi richiamare a radici storiche che sono illustri, ad una memoria fatta di tradizioni che non deve essere assolutamente dimenticata, una memoria fatta di radici per le quali si possa sperare di andare verso l'avvenire, verso un avvenire luminoso, con il sorriso sulle labbra. Ecco, ringraziamo i due candidati del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale per aver accettato il nostro invito. Ricordiamo l'avvocato Giuseppe Vinci, è candidato numero 7 del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, l'avvocato Fabio Granata numero 2. Grazie per la cortese attenzione. Buonasera. Grazie.